11:56 da Federico Piana, Laudetur Jesus Christus, benvenuti alla radiocronaca dell'Angelus di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questa domenica, Bruno Orti, e io ringrazio anche tutte le radio collegate: Radio Luce San Benedetto del Tronto, Radio Nuova Trieste, In Blu Radio, Radio Condivisione Palermo, Radio Colbe Schio e Radio Toscana, e naturalmente tutti quelli che ci ascoltano anche tramite il sito vaticanews.va e YouTube e anche Facebook in questo caso. Torno a salutare Don Angelo Barra, docente stabile di teologia dogmatica all'Istituto Teologico Salernitano, docente invitato all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Salerno, parroco della parrocchia Maria Santissima del Rosario a Pompei a Salerno. Ancora benvenuto, Don Angelo. Di nuovo buona domenica a tutti. Diamo un'occhiata un attimo alla piazza, Don Angelo, tantissime persone sono assiepate in questo caso per ascoltare Papa Francesco, provenienti come ogni domenica da tutto il mondo. Ecco, stavamo parlando di Marsiglia, Don Angelo, no? Un appuntamento importante, dicevamo prima. Sì, come dicevi tu, dopo Bari e Firenze, l'iniziatore fu allora presidente della CEI, che fece notare quanto potesse essere anche importante. Papa Francesco spostò uscire fuori dall'Italia. L'Italia è al centro, direi, è un crocevia del Mediterraneo, quindi questo processo si sposta, mentre a Firenze gli invitati furono i sindaci, quindi un incontro del Mediterraneo dove c'è anche, direi, proprio questa visione sinodale in atto, cioè concretamente attualizzata dentro uno spazio, un tempo, una storia e direi anche un luogo fisico, il Mediterraneo. Questa volta sono stati invitati fondamentalmente insieme ai vescovi studenti, giovani professionisti di ogni nazionalità e anche delle diverse religioni che in qualche modo hanno costituiscono l'area culturale e anche geografica, geopolitica e anche georeligiosa del Mediterraneo. E l'obiettivo è proprio i vescovi, incontrando, vogliono riunirsi per progredire insieme alla luce della parola di Dio, ma ascoltando, quindi è anche qui una conversazione, direi, nello spirito, per guardare alle sfide delle chiese che devono affrontare, delle chiese lì di fronte al Mediterraneo, dentro il Mediterraneo, ma anche per vedere se ci sono delle risorse e quindi discernere su ciò che lo Spirito chiama in qualche modo e che cosa chiama lo Spirito le chiese del Mediterraneo a fare un servizio ai popoli affidati a questo ministero che non è dell'Episcopato in sé, ma è del popolo di Dio attraverso i vescovi dentro questo contesto. Quindi questo mi sembra un primo focus, poi se potremo darne altri dopo l'Angelus lo faremo. Assolutamente sì, ci stiamo preparando alla preghiera mariana dell'Angelus con Papa Francesco in Piazza San Pietro. Tra poco vedremo Papa Francesco affacciarsi, intanto la piazza è gremita di persone, tante persone che arrivano appunto da tutto il mondo, come dicevamo anche prima con Don Angelo Barra, e ascolteremo il Papa tra pochissimo, tra qualche istante. Intanto vediamo che la nostra, ecco, si è aperta la finestra di Papa Francesco, sentite gli applausi, tra qualche istante, ecco, Papa Francesco si è affacciato e sta benedicendo, e tra poco l'Angelus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi il Vangelo ci parla di perdono. Pietro chiede a Gesù: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? 7 nella Bibbia è un numero che indica completezza, e dunque Pietro è molto generoso nei presupposti della sua domanda. Ma Gesù va oltre e risponde: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Gli dice cioè che quando si perdona non si calcola, che è bene perdonare tutto e sempre, proprio come fa Dio con noi e come è chiamato a fare chi amministra il perdono di Dio, perdonare sempre. Io questo lo dico tanto ai sacerdoti, ai confessori: perdonate sempre come perdona Dio. Gesù illustra poi questa realtà attraverso una parabola.
che ha sempre a che fare con dei numeri. Un re, dopo essere stato pregato, condona a un servo il debito di 10.000 talenti, è un valore esagerato, immenso, che oscilla tra le 200 e 500 tonnellate di argento. Esagerato. Era un debito impossibile da saldare, anche lavorando una vita intera. Eppure quel padrone che richiama il Padre Nostro, lo condona per pura compassione. Questo è il cuore di Dio, perdona sempre, perché Dio è compassionevole. Non dimentichiamo com'è il modo di Dio. Dio è vicino, compassionevole e tenero. Così è il modo di essere di Dio. Poi però questo servo, al quale è stato rimesso il debito, non usa alcuna misericordia nei riguardi di un compagno che gli deve 100 denari. Anche questa è una cifra consistente, equivalente a circa 3 mesi di stipendio. Come per dire, perdonarci tra noi costa, ma per nulla paragonabile alla cifra precedente che il padrone aveva perdonato. Il messaggio di Gesù è chiaro: Dio perdona in modo incalcolabile, eccedendo ogni misura. Lui è così, agisce per amore e per gratuità. A Dio non se lo compra, Dio è gratuito, tutto gratuità. Noi non possiamo ripagarlo, ma quando perdoniamo il fratello o la sorella, lo imitiamo. Perdonare non è dunque una buona azione che si può fare o non fare. Perdonare è una condizione fondamentale per chi è cristiano. Ognuno di noi, infatti, è un perdonato, è una perdonata. Non dimentichiamo questo. Noi siamo perdonati. Dio ha dato la vita per noi e in nessun modo potremo compensare la sua misericordia che Egli non ritira mai del cuore. Però corrispondendo alla sua gratuità, cioè perdonandoci a vicenda, gli possiamo dare testimonianza seminando vita nuova attorno a noi. Fuori del perdono, infatti, non c'è speranza. Fuori del perdono non c'è pace. Il perdono è l'ossigeno che purifica l'aria inquinata dall'odio. Il perdono è l'antidoto che risana i veleni del rancore e la via per disinnescare la rabbia e guarire tante malattie del cuore che contaminano la società. Domandiamoci allora, ognuno di noi pensi: io credo di aver ricevuto da Dio il dono di un perdono immenso? Avverto la gioia di sapere che Lui è sempre pronto a perdonarmi quando cado, anche quando gli altri non lo fanno, anche quando nemmeno io riesco a perdonare me stesso, Lui perdona, credo che Lui perdona. E poi, so perdonare a mia volta chi mi ha fatto del male. A questo proposito vorrei proporvi un piccolo esercizio. Proviamo adesso, ciascuno di noi, a pensare a una persona che ci ha ferito. Ognuno pensi a una. E chiediamo al Signore la forza di perdonarla. E perdoniamola per amore del Signore. Fratelli e sorelle, questo ci farà bene, ci restituirà la pace nel cuore. Maria, Madre di Misericordia, ci aiuti ad accogliere la grazia di Dio e a perdonarci gli uni agli altri. Angelus Domini, nunc abit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut dignificamus promissionibus Christi. Grazie a Tua, in cui sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Fili Tu, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam, perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, venerdì mi recherò a Marsiglia per partecipare alla conclusione del Rencontre Mediterraneo, una bella iniziativa che si snoda in importanti città del Mediterraneo, riunendo responsabili ecclesiali e civili per promuovere percorsi di pace, di collaborazione e di integrazione attorno al Mare Nostrum, con un'attenzione speciale al fenomeno migratorio. Esso rappresenta una sfida non facile, come vediamo anche dalle cronache di questi giorni, ma che va affrontata insieme in quanto essenziale per il futuro di tutti, che sarà prospero solo se costruito sulla fraternità, mettendo al primo posto la dignità umana, le persone concrete, soprattutto le più bisognose. Mentre vi chiedo di accompagnare questo incontro con la preghiera, vorrei ringraziare le autorità civili e religiose e quanti stanno lavorando per preparare l'incontro a Marsiglia, città ricca di popoli, chiamata ad essere porto di speranza. Già da allora saluto tutti gli abitanti nella testa di incontrare tanti fratelli e sorelle. E saluto tutti voi, romani e pellegrini d'Italia e di vari paesi, in particolare i rappresentanti di alcune parrocchie di Miami. La banda di gaitas del battaglione di San Patrizio, i fedeli di Pieve del Cairo e di Castelnuovo Scrivia, le suore missionarie del Santissimo Redentore della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, e continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra. E saluto i ragazzi dell'Immacolata e a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E così l'Angelus di Papa Francesco, incentrato su il Vangelo, ha detto il Papa, che ci parla di perdono. Ecco, Don Angelo, allora dobbiamo dire che il Papa ha fatto riferimento a questo perdono immenso di Dio e il piccolo, tante volte inesistente, perdono nostro, i nostri fratelli.
Sì, guarda, San Giovanni Crisostomo, commentando proprio il Vangelo di Matteo, facendo notare la sproporzione che c'è in questa similitudine di questo re che perdona in maniera spropositata, e questo è Dio nei nostri confronti, e quella nostra dice: hai visto quanta differenza c'è tra i peccati verso l'uomo e quelli verso Dio? La stessa differenza che intercorre tra i 10.000 talenti e i 100 denari, anzi molto di più, ecco, molto di più, perché il Vangelo, Gesù lo introduce dicendo, anche l'Evangelista Matteo, una similitudine, quindi la realtà è molto di più. La realtà nostra è che spesso, innanzitutto, quando ci confrontiamo con le nostre piccolezze e ci conviene, diciamo che sono piccolezze, in fondo non ho fatto niente a nessuno, perché non riusciamo a confrontarci col volto di questo re che è Gesù crocifisso. È lui il perdono, quindi il volto di questo re, Gesù crocifisso, è quello che ha condonato tutto. Nel Vangelo a me colpisce sempre perché il padrone dice ebbe compassione, mentre al servo ingrato, direi incapace di fare il piccolo, di condonare il piccolo, dice non hai avuto capacità di avere pietà. Cioè la compassione è mettersi al posto di un altro, è quello che fa Gesù, e quindi il perdono di Dio è addirittura di Dio crocifisso che entra dentro la storia dell'uomo dal quale l'uomo non potrebbe mai uscire, e l'uomo in realtà dovrebbe solo fare un gesto di pietà, cioè fare un gesto molto più alla sua portata. Don Angelo, ti ringrazio, e noi ci risentiamo ovviamente dopo, ma intanto salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito per questa radiocronaca della preghiera mariana dell'Angelus. Da Federico Piana, Laudetur Jesus Christus.